Maestro, una giornata straordinaria per il karateka, i 50 anni, un traguardo davvero importante, avete festeggiato in maniera straordinaria con tanti amici e tante società che sono venute qui a esibirsi, una giornata stupenda. Guardi, sono circa 20 società che sono arrivati da stamattina alle 8 e concludono alle 17 di questa sera. E sono contento perché moltissimi, anche che non mi aspettavo, hanno aderito alla mia iniziativa. E soprattutto devo ringraziare il maestro Luciano Parisi, che è venuto con la sua orchestra di tamburi, ed è un evento eccezionale perché loro non partecipano ad eventi in Italia ma in Giappone addirittura. Un'esibizione quindi straordinaria, l'abbiamo vista insieme, ma Karatekai che non è solo questo evento e tanti altri eventi, perché affrontate davvero tantissime situazioni durante tutto l'anno. Ma in effetti vengo chiamato a insegnare in tante palestre per amicizia, così. Chiara, una giornata straordinaria qui nella palestra di Via Cagliari con la Karatekai, una giornata di tanto divertimento per un compleanno importante, e con la vostra presenza e i vostri tamburi avete deliziato tutto il pubblico. Sì, è stato un piacere per noi partecipare a in questa occasione con i tamburi taiko. I tamburi infatti in Giappone tradizionalmente vengono usati per festeggiare e gli avvenimenti importanti della vita, questo è un avvenimento importante. Il maestro Sasso ci ha anche detto che fate esibizioni non solo in Italia ma anche in Giappone, siete davvero ricercatissimi. Sì, diciamo siamo un po' i pionieri del taiko italiano. Stanno sorgendo altri gruppi in Italia, ma al momento siamo quelli che praticano da più tempo e abbiamo un grande repertorio. Per chiudere ti chiedo, che cosa avvicina una persona a questa disciplina? L'amore per il Giappone prima di tutto. E poi passione per le percussioni, passione per l'uso del corpo e passione per la tradizione giapponese.